Avete presente il politically correct e il non si può più dire nulla? Beh, oggi sui social ci sono altri due imperativi che tengono banco nella comunicazione di influencer e personaggi pubblici, e sono il mostrati fragile e sii una vittima. Poi non importa che si tratti del sistema scolastico, del mondo del lavoro, degli haters, dello Stato, va bene praticamente tutto. L'importante però è stare nel trend, che oggi è diventato quello di un certo vittimismo di massa. E che è cresciuto forse con generazioni che si oppongono allo stato delle cose, più denunciandole nella teoria che agendo per cambiarle. Ecco allora che ci ritroviamo con una schiera di influencer che si espongono su temi di interesse sociale in maniera molto superficiale e approssimativa, oppure personaggi che tirano fuori dal cassetto storie ed esperienze umane, possibilmente traumatiche e con qualche lacrima in video, solo per racimolare l'empatia collettiva. Molti scambiano tutto questo per autenticità, invece è una tattica per far leva sulla compassione e raccogliere le nostre interazioni social. Da un punto di vista di comunicazione, viene usato soprattutto da chi non ha molto da dire oppure deve nutrire il proprio bisogno di protagonismo, perché sì, è utile raccogliere qualche like facile, ma non è una strategia efficace sul lungo periodo e sicuramente non funziona per l'ecosistema in generale, perché se ci pensate, non stiamo facendo altro che nutrire un senso di fallimento collettivo.